Noi stasera ne parliamo con il fautore di quello che è un progetto di medicina di prossimità, lo chiamerei il padre reputativo di questo progetto, che è il dottor Mario Brozzi, che è anche consigliere regionale del Lazio e capogruppo della lista Polverini. Buonasera e benvenuto, dottore. Buonasera, buonasera, dottor Grippo, come sta? Bene, grazie. Lei? In grandi condizioni psicofisiche. Benissimo. Un po' stanchino perché la primavera a me mi debilita sempre un pochino. Poi lei è medico, lo sa meglio di tutti. Sì, ma ho una certa dimestichezza col doping, quindi praticamente un aiuto lo trovo sempre. Ho capito. Parla dei suoi trascorsi evidentemente alla Roma. Senta, certo. Lei si è fatto promotore in assoluto sul piano anche non solo regionale ma anche nazionale di una notifica molto forte relativamente al sistema sanitario nazionale e regionale. E è geloso di questa sua primogenitura, che mi pare anche giusto da un punto di vista e politico e professionale. Vogliamo cominciare a far capire ai nostri ascoltatori che cosa significa praticamente la medicina di prossimità, quali benefici può apportare evidentemente al sistema sanitario regionale, ma mi auguro anche nazionale, perché può avere dimensione e deve avere dimensione anche nazionale. Ma vede, noi siamo entrati nel terzo millennio e il cambiamento di un'epoca, di un millennio, ha sempre segnato grandi momenti particolari nella vita dell'uomo. Insomma, oggi ciò che si evidenzia in questo momento storico è che si è concluso un ciclo, un modo di fare medicina. Oggi questo tipo di sistema sanitario ormai abbiamo capito che non riesce più a coprire le esigenze del cittadino, quindi comincia ad andare in difficoltà. Ecco, perché... scusi, così facciamo capire meglio. Prego. Agli ascoltatori. Quanto costa alla Regione Lazio annualmente il sistema sanitario così come oggi articolato? 111 miliardi di euro. Ecco. Che in buona sostanza è in sintonia con quelli che sono poi gli stanziamenti degli altri paesi. Sì, solo sì. Che in Italia c'è un fenomeno un po' particolare, e è un fenomeno che merita poi un'analisi molto accurata, chiaramente, che dovrebbe essere fatta un po' da tutti insieme, compresi i cittadini, perché in Italia purtroppo c'è questo fenomeno che si chiama spreco e che purtroppo è quantizzato in un oscillare tra il 30 e arriva anche fino al 40% di alcune regioni. Ora comprendete bene che, insomma, parliamo di cifre rilevanti. Sprecare il 30-35% di una spesa sanitaria corrente significa il 30% di 110 miliardi di euro, insomma, quindi conti che probabilmente ognuno di noi ha difficoltà a trasferire su un foglio di carta. Certo. Quindi appare evidente che prima di qualsiasi altra cosa dobbiamo trovare modo e maniera di riportare questo spreco in un range praticamente che sia accettabile, perché nessuno si può consentire in qualsiasi azienda di poter sprecare il 30 e il 40% di quelli che sono gli utili derivanti. Certo. Quindi come si fa praticamente a ridurre gli sprechi? È chiaro che bisogna aumentare l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza del servizio. Quindi oggi diciamo che ognuno di noi ha uno, anche due telefoni in tasca, uno anche più computer, in ogni posto dove vive ha un suo computer, un portatile, che li utilizziamo per qualsiasi cosa, quindi l'informatica ormai è entrata un po' nella vita di ognuno di noi, tranne che nella pubblica amministrazione, perché poi purtroppo la sanità, come le tasse e come tutto il resto, hanno difficoltà, come la magistratura, ad essere informatizzate. Quindi questo ritardo di scientifizzazione praticamente dell'azienda Italia è un ritardo che va colmato al più presto, perché è chiaro che se noi continuiamo a aumentare la pressione fiscale sui cittadini, ma dall'altra non andiamo a ridurre quelli che sono gli sprechi in periferia, appare evidente che è come se noi togliamo il sangue al signor Peppino e lo trasmettiamo alla signora Rosetta, che però perde da un'arteria. Quindi il sangue, uccidiamo Peppino e Rosetta muore dissanguata comunque, perché se non si lega l'arteria appare evidente che, insomma, non c'è soluzione del problema. Mi permetta una battuta: oggi, non a caso, il Washington Post, nell'edizione europea, dice al riguardo che la cura Italia, quella cura economico-finanziaria che è stata posta in essere dal governo,
sta facendo più danni che benefici. Nella sostanza dice che fino a quando non si chiude il rubinetto della spesa pubblica e si agisce soltanto su tasse o meccanismi praticamente che incidono sulla vita delle persone, tutto questo non serve a niente. Ma io a volte non capisco, cioè, osservando il mondo intorno a me, Ivo, cioè, sì, parlo con molta franchezza, se io sia un genio che vive in un mondo futuristico praticamente, oppure se sia un imbecille che non capisco niente, perché veramente mi sembra tutto uno scenario così particolare, no? Che a volte ho la sensazione di essere quasi su Scherzi a Parte, perché questo paese, no, che è l'Italia, un paese che ha dato vita, insomma, all'arte, alla cultura, alla scienza, non credo che ci siano campi della vita del genere umano in cui un italiano non abbia avuto il suo momento di gloria. Ecco, è impensabile come questo paese stia subendo questo progressivo medioevo, insomma, senza che nessuno di noi torni ad apprezzare quel fattore del bello, quel fattore di fare qualcosa di cui essere tutti orgogliosi insieme, quel cambiamento epocale, insomma, di un paese dove ognuno poi sia disposto ad avere poco di meno affinché altri abbiano un pochino di più, certo, insomma, andarci a incontrare su quella via di mezzo che si chiama la comunione. Ecco, credo che poi quello che si debba fare sia talmente evidente agli occhi di tutti, perché... Ecco, mettiamo qualche esempio di questa modificazione che lei esalta in qualche modo, che sospinge. Va bene, io faccio da 20 e passa anni il medico di famiglia e in buona sostanza lo faccio esattamente come lo faceva il mio predecessore Adolfo Scippa, nel senso che poi praticamente lo studio più o meno è lo stesso, sì, abbiamo un computer, ma il computer lavora in stand alone, non sono collegato con nessun ufficio particolare, non sono collegato con l'ospedale, non sono collegato con una grafica estesa di questo paese, e quindi mi trovo ad essere un omino dove avanti ho una persona che non sta bene e alle mie spalle non c'è una struttura che mi supporta. Ora, tutto questo fa sì che praticamente l'omino che ho davanti la mattina che si sveglia e che non sta bene, dal medico di famiglia tende ad andarci sempre di meno, perché preferisce andare in un posto dove gli possano dire in tempo rapido, come ognuno di noi spera, di sapere se sta bene o se sta male, perché non sappiamo se quel mal di pancia sono le cozze della sera prima o aver alzato il gomito con un pochino di vino, o se magari c'è un tumore. Quindi nessuno di noi sa la realtà. Ora l'ospedale diventa l'unico rifugio, un peccatorum, in grado di poterci dire A o B, insomma. Quindi il cittadino tende a scavalcare sempre di più il medico di famiglia praticamente, e va in pronti soccorsi che praticamente diventano sempre più difficili da gestire, perché oltretutto sono stati costruiti la maggior parte degli ospedali, pochi sono stati fatti all'avanguardia, perché voglio dire, l'ospedale moderno, il pronto soccorso sono 1000 metri quadrati, chiaramente grandi spazi, ma gli ospedali di una volta non c'avevano questi grandi pronti soccorsi, certo, quindi già lo spazio, il rapporto spazio-paziente è abbastanza costretto. Quindi se noi non andiamo a portare il pronto soccorso all'esterno, cioè andando a potenziare quella che si chiama la prossimità, il front office, come si parla oggi, tra il cittadino e il medico di famiglia, in cui il medico di famiglia vada incontro ad una centralizzazione, quindi 10, 15, 20, 25, 30 medici di famiglia che aprano strutture che possano essere praticamente strutture di accoglienza, nelle quali si possa fare una diagnostica di primo livello, quindi si possa fare degli esami del sangue di routine, si possa fare un elettrocardiogramma, un'ecografia, una radiografia semplice, no? E che sia collegato informaticamente con l'ospedale di riferimento, in modo che gli specialisti possano garantire al medico di famiglia quel supporto tecnologico e di cultura che il medico di famiglia potrebbe non avere, per poter praticamente far sì che tutti quei codici bianchi e verdi che oggi praticamente affollano i pronto soccorsi andando a togliere spazio ai codici gialli e rossi, che sono i colori naturali che io e te amiamo, ma che insomma in pronto soccorso sono tutt'altro che cose piacevoli,
e chiaramente, voglio dire, significherebbe lasciare il pronto soccorso per quelli che arrivano a sirene spiegate. Quindi sì, l'Italia credo che sia l'unico paese al mondo dove uno di noi parcheggia la macchina sul piazzale assolato, fa 200 metri, entra al pronto soccorso e dice mi sento male, devo essere visitato. Cioè solo in Italia succedono cose di questo tipo. Quel paziente non dovrebbe essere lì, dovrebbe essere nella prossimità. Il problema è che oggi la prossimità non c'è e la dobbiamo costruire, ma questa sarà solo una grande conquista dei medici insieme ai propri cittadini, perché è chiaro che il giorno che ci sarà questo tipo di prossimità qualcuno forse potrà storcere un po' la bocca, mentre la maggior parte di noi comunque sorrideranno di questo. Ecco.